Eccoci qua, tornati su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Negli scorsi episodi abbiamo recuperato le due reliquie che servivano per aprire il cancello che ci avrebbe portato nella parte più alta del cimitero, del sentiero spettrale, ma in realtà ci ha aperto un cancello che non ha niente a che fare con il percorso per il quale dobbiamo proseguire. Ma dato che non c'è nessun'altra strada possibile, beh, Yoshi? Dicevo, dato che non c'è nessun'altra strada perseguibile, stavo per andare a prendere l'unica aperta, ma a quanto pare no. Calavera, il male nascosto dietro uno scudo. Beh, amico mio. Beh, il mid boss era anche ora. Allora, non è fattibile con Peach, ma con Rabbid Peach penso proprio di sì. Per farvela molto breve, il boss non è che sia proprio difficile, però è un boss intelligente. Si difende sempre con lo scudo e se gli spariamo con l'arma primaria non riceverà mai danno perché avrà sempre lo scudo alzato. Mentre con la seconda arma lo colpiamo sempre comunque. Stessa cosa con la scivolata. L'unico problema è che se lo colpiamo con la scivolata lui abbassa sì la guardia, ma se non lo colpiamo subito con la prima arma e o la seconda, e facciamo per esempio un'abilità invece, lui tornerà in difesa. Ed è intelligentissima questa mossa da parte dei developer di farlo tornare in difesa. A meno che non sia un bug. E di bug in questo episodio ce ne saranno un bel po'. Bug grafici a palate fra qualche minuto. Comunque boss Calavera fattibile e Yoshi in squadra non è poi una malvagia risorsa, anche se speravo avesse più punti salute. Chissà se il vero Yoshi sarà meglio. Ed è fatta! Wow! Meno male che bisogna solo sconfiggere il mid boss. Ora, non so se la scena di Yoshi doveva ricordare quella di C16 quando cerca di crivellare di colpi Cell, ma sembrava simile. Benvenuto nel nostro allegro gruppetto. Tanto quello continua a cascare. Dai! Chiunque decida. Perché sì, si è risvegliato, quindi continua a sparare. Chiunque decida di unirsi a noi per aiutare a riportare alla normalità il regno dei funghi è nostro amico. Eh sì, ci volevano... dai però, per un turno! Per un turno! E abbonamela! Santo cielo! Ci volevano personaggi che facevano danno con oggetti a distanza, che però colpivano comunque il nemico. È molto strano comunque sia come boss. Ci sta alla fine, volendo. Rabbid Yoshi colpisce fino a 5 nemici con una scivolata? Ok, possiamo quindi finalmente proseguire per la nostra strada e magari completare anche questo assurdo sentiero spettrale. Oh yes, eccoci qua. Buona parte è bloccato ancora, sì. Però lì c'è un livello bonus che intendo assolutamente fare, ovvio. Ok, insomma, particolare. E ci dà un'arma nuova. Beh, questo mi fa molto piacere. Idromazza, ah, un fiume di colpi, mi piace. Specialmente se è per Mario, visto che Mario è per forza il leader della cricca. Non si può cambiare, o almeno così mi è sembrato. Oh, che fa parte, cammina da solo, cammina. Ehi. Ah, beh. Allora. Oh, 6. Mettiamoci un altro per sicurezza. Oddio, ancora sti cosi che si alzano qua. Fammi capire, per favore. Là è chiuso, allora facciamo il giro. Dai,
Te pareva? Giriamo ancora. Ah, quello verde è quello giusto. Bene. Ma io potevo anche andare dalle altre parti allora, scusami. Ah, sì. Qua c'è effettivamente qualcosa di importante. Quello... Ah! Buh? Ah, non ho idea, ancora. Devo ammettere che qui non ho notato la piattaforma che era apparsa a fianco al muro, ma comunque recupererò poi quando andrò a fare di nuovo il livello per la mappa segreta. Perché tanto poi i livelli bisogna per forza rifarli per scoprire l'ultimo capitolo segreto. Quindi ci torno per forza. E allora proseguiamo per questa strada. Ah, campo di battaglia. Let's go. Ma che diavolo sta diventando sto gioco? Oh! La valchiria che spara i proiettili dei capezzoli. Sembra un nemico di... Mi pare che fosse Gigrobo. Sì. Le valchirie proteggono loro stesse e i compagni. Attenti al loro salto, team. Finisce con uno schianto a terra. E possiamo farlo anche noi lo schianto a terra, impariamolo. Ma state attenti anche a loro. Beh, al loro modo tutto particolare e molto efficace di sparare. Grazie, me ne ero un po' accorto, sai? Qualcosa mi diceva che erano un po' strane. Bisogna sconfiggere tutti. La situazione non mi piace affatto. Ah, beh, ok. Insomma, mi sono posizionato un po' così per vedere che succede. Eccola, vabbè. Ah, fanno tanti danni ma di piccola entità. Oddio, 999 per 10, 90, insomma, non è proprio poco poco, eh. Diciamocelo, l'allero, la signorina. Allora, ecco, mo la prendo bene, però. È sconfitta? No. Accidenti, tanto non posso comunque ancora entrare nel tubo, quindi... Interessanti però ste valchirie, devo ammetterlo. Non me le aspettavo. Ah, meno male che è finita. Insomma, carina, come lotta. Mi aspettavo molto più difficile. I turni non ho visto quanti ce ne vogliono, ma penso di esserci rientrato. Mi sa che 6 ce ne sono voluti. Ma qua 4? Solamente? Ne ho contati di più. A mente, non è che ho fatto un calcolo. Così, per il turno, per le mosse che ho fatto, mi sembrava molti di più. 2 perfetti, ci volevano dopo tutto lo schifo dell'altra volta. Ci volevano proprio. Completare questo mondo oggi mi sembra un'impresa un po' difficile, perché visto quello che ci è voluto per il mid boss, mi sa che il boss sarà ancora più difficile. Quindi magari inizio il capitolo 7 e poi la prossima volta faccio tutto quanto il resto. Oh mamma, guardate lassù! Non è solo più spaventoso da vedere, ma anche da sentire. Ah, il vortice che risucchia tutto. Beh, non credo ci stia invitando a prendere un tè con i biscottini. In effetti, immagino che voglia il sotto contrario, di qualunque cosa si tratti. Sembra quasi che ci osservi, in attesa di diventare sempre più potente. Un motivo in più per trovare il signor Tasmafani il prima possibile. A proposito di signor Tasmafani, io avrei Yoshi ora, da poter selezionare. E poi Yoshi. Ah, dunque, vediamo un po'. Proviamo Yoshi come va, dai. Non è proprio malvagio alla fine, eh. Oddio, non ho preso la moneta. Altri 2 biglietti per il museo, va bene, va bene. Let's go. Ah, ecco perché qua c'è un bel po' da esplorare, eh. C'è dell'esploro extra da fare. Eh sì, barà. Chiude.
Vabbè, qua si sta buggando come la morte, quindi direi di fermarmi. Ecco, andiamo via. È meglio, mamma mia. Niente, non ho idea. Ah, ma perché mi porta qua? Eh sì, vabbè, però. Mamma mia, che brutto. Ma che è? Ma che succede, oh? Mamma mia. Fastidio. Ok, quindi si scende qui e si prende questa. Oh. E si può cominciare a dare forma a tutto sto glitch grafico bruttissimo. E ovviamente qua vado un po' a caso perché non ho idea di quale strada seguire. Oh, ma ci picchia. Ah, bisognava salire. Uguale a prima praticamente, dai. C'è poco da fare. Prendiamo l'altra statua. E buttiamoci in allegria. Qua sopra, vediamo un po', sì. Mamma mia, per trovarla mezz'ora ci ho messo. Accidenti. Era proprio nascosta. Ok. Let's go. Prendiamo pure questo, se no dopo me ne pento. Vabbè, beh, me ne pentivo sicuramente. Però sai com'è. Occhio non vede. Ok, vai, apriamo anche l'ultimo punto. Oh. Yessa! E lasciamo sto bagume grafico per sempre. Ah, subito battaglia. Non c'è tesoro senza spine? Non mi piace il nome. Sconfiggi tutti. No, sto bug grafico no, però accidenti. Non me lo dare, non me lo far vedere. Non lo voglio proprio conoscere. Dove stanno i nemici? Tutti fuori portata, ma che è? Non mi piace per niente. Non mi piace affatto sta situazione, eh. Ah, questi con gli scudi. Bene. Ci mancavano in effetti. Era ora che tornassero, eh. Mamma mia! Pessime le partite, pessime. Devo ammettere che sti nemici sono stati un pochino più tosti degli altri per il momento, però sono rientrato nei turni e mi sta bene così. Ora, se trovassi un funghetto tra là là per curarmi non sarebbe proprio male, eh. Però mi fermo prima della prossima battaglia perché siamo davvero proprio in là con il tempo. Allora, quasi scende. Qua non c'è proprio io. Ah, ecco il funghetto tra là là, sì. Lo prendiamo subito, mi sa, eh. Eh sì, perfetto. Mi serviva. Eh sì, qua è la prossima lotta. Ma sti bug grafici. Spero che si risolvano dopo. Ah, ma basta andare dietro, non è bloccato. Mi faccio problemi inutili. Oh, scusami. Ok. Ah, per le monete. Vabbè, servono, dai.
Servono sempre. Beh, allora direi che posso anche concludere qui il video. Purtroppo farlo tutto quanto in un episodio non era fattibile. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nel prossimo episodio completo al 100% sicuramente questo mondo. In descrizione trovate sempre i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!